siamo qua, siamo nel parco della biblioteca di Baggio. Perché ci siamo? Perché oggi c'è la sagra di Baggio, però ci siamo anche per un'altra ragione, perché a dicembre la biblioteca che vedete alle nostre spalle compirà 50 anni. La biblioteca compie 50 anni, venne inaugurata l'8 dicembre del 1963. Sono 50 anni che vive in questo quartiere, nel cuore di questo territorio e nel cuore anche dei suoi cittadini, dei suoi abitanti. E in questi ultimi anni questa biblioteca, e non solo questa biblioteca, si è caratterizzata sempre di più come un luogo di aggregazione sociale e di inclusione sociale. Allora, da un po' di tempo, da questa primavera, ci siamo attrezzati per festeggiarla, la biblioteca di Baggio, come si fa con qualunque persona o si abbia a cuore, no? In questo caso non parliamo di una persona, parliamo di un luogo, ma un luogo che è abitato, che ha una sua storia e che avevamo voglia di poter rappresentare al meglio. Abbiamo pensato di coinvolgere Ivan, che è un poeta di strada, Ivan Tresoldi, che ormai è molto conosciuto non solo a Milano, ma già anche un risalto internazionale, grazie a Ludi Marlia, che è una esperta d'arte e che fa parte del comitato di Zona 7. Abbiamo contattato Ivan e gli abbiamo chiesto di poter dar vita a un laboratorio poetico con i ragazzi di questo quartiere. Ci è sembrato così molto originale la sua proposta artistica. In più poi abbiamo creduto fosse opportuno coinvolgere anche un gruppo di ragazzi e ragazze di Baggio, perché non volevamo che questa operazione fosse, come dire, calata dall'alto. Ivan molto carinamente si è dato subito la sua disponibilità e così abbiamo cominciato un percorso che è iniziato a settembre attraverso alcuni incontri con un gruppo di ragazzi e ragazze di Baggio e che adesso si sta dimostrando efficace, perché stanno lavorando insieme a Ivan a realizzare questa opera, quella che io chiamo un'opera d'arte pubblica e partecipata. Noi siamo qua riuniti e felicemente uniti, e quindi ci vediamo, ci toccacciamo e ci sentiamo per lavorare tutti insieme. E quando il quartiere, insomma, ti combatte a muro duro, noi a muso duro rispondiamo con un atto d'amuro e quindi d'amore per il quartiere stesso, e oggi si chiacchiera, ma poi tutte queste chiacchiere parteciperanno e precipiteranno e si faranno pittura, colore e vita nuova. Ci sono stati degli incontri principalmente all'interno della biblioteca, in cui io e altri ragazzi dai 15 ai 10 anni più o meno, 12 in realtà, però c'era anche un bambino di 10 anni, abbiamo collaborato appunto insieme a Ivan e abbiamo comunicato le nostre emozioni riguardo al muro prima di dipingerlo. Quindi il muro era verde, della biblioteca, il muro verde, cosa ci comunicava, e poi abbiamo deciso insieme quello che avremmo voluto comunicare agli altri e quello che avremmo voluto vedere noi su quel muro, appunto per far sì che non fosse una semplice parete dove le emozioni rimbalzassero e tornassero indietro violentemente, ma appunto che assorbisse un po' le emozioni di tutti e le restituisse in un modo nuovo e originale. Io sono Ivan e stiamo finalmente mettendo un po' di parole e colore sui muri della biblioteca. E il lavoro che noi oggi andiamo a fare, dopo aver fatto due mani di fondo, quindi avere poi fatto un percorso insieme ai ragazzi per decidere le estetiche e i contenuti che su questa parete poi verranno messi, oggi finalmente, dato una prima mano di mantenimento e una seconda che funge da sfondo, andiamo a iniziare con le prime calligrafie. Entro stasera tutto questo muro
deve essere felicemente scritto. Ok, la latta la mettiamo in mezzo per tutti. Esatto, te lo fai di costa a portarlo verso di te. Preciso. Vai. Quando dipingevamo fuori e Ivan era sul travattello, travattino, travattone, che io soffrendo di vertigini, quindi salendo con Ivan per sistemare un po' l'impalcatura, c'è stato il primo minuto che è stato veramente faticoso per me, però ho superato e ce l'abbiamo fatta, diciamo. Penso che è bello, perché appena pitturato i ragazzi lo sporcano ancora. È un buon lavoro e speriamo che riusciamo a finirlo in poco tempo che abbiamo. Come vedete siamo un bel punto. Speriamo che vada bene. Siamo passati di qua e abbiamo visto che c'era un ragazzo che stava dipingendo, stava preparando un po' tutto. C'erano anche delle bambine che stavano dipingendo. Abbiamo detto vabbè, guardiamo, abbiamo parlato, ci siamo presentati, abbiamo iniziato qua, gli abbiamo dato una mano. Mi è piaciuto che lui ha coinvolto tutti questi ragazzi e poi noi ci siamo divertiti, ci sentivamo come se eravamo fratelli. Abbiamo dipinto tutto, poi rimane la nostra impronta alla fine, perché l'abbiamo fatto noi. Ecco. Così a prima vista non è male, mi piace, e il colore poi si intona bene con il resto dell'edificio e dell'ambiente. Bello, a me mi piace, è una novità per dire, da Baggio è una novità, la biblioteca è una cosa proprio nuova, bella. Bello ma strano, che ti devo dire? È bello. Ci sta, dai, è bello. Ci sta, meglio da prima. Meglio di prima, che c'erano tutte le scritte che non si capivano, meglio questo, va. Scrivere poesia in strada vuol dire lavorare sulla pelle della città, e come ognuno di noi o qualcuno di noi si fa addirittura dei disegni, quindi dei tatuaggi che vanno a marchiare la propria pelle, io credo che scrivere un muro è marchiare un po' l'identità della propria città, in questo caso del quartiere di Baggio. Sono venuto a Baggio per questo e perché è un quartiere che non ho mai frequentato molto, quindi nella diversità e nell'incontro sta tanto della poesia e della poesia di strada in particolare. Forse il motivo più importante è la relazione con i territori e con i ragazzi e le persone che questi territori li vivono e li abitano. Quelli che con me hanno partecipato al laboratorio, quindi Francesco, Matteo, Leonardo, Lisa, Alba, Angela, eccetera, dimentico qualcuno, e i ragazzi che invece abbiamo raccolto e trovato qui per strada, quindi Giuseppe, Carmelo, Malibu, eccetera. Quella è la cosa che più resta. L'idea è appunto incontrare per scontrarci e per incantarci. Allora, in verità la poesia, credo, non in verità, o almeno quello che io credo, è che è una cosa molto semplice e accessibile per tutti e ovunque. Se la poesia trova nel silenzio della biblioteca il suo raccoglimento e quindi la sua funzionalità, io scrivo magari in silenzio, in mezzo al trambusto, ma non si deve dimenticare, esattamente come una biblioteca, di avere tanto silenzio fuori ma tanto rumore all'esterno. We'll be right back.
io piango per un cane abbandonato, ma non piango se scoppia la guerra, ma che bimba mia, io non piango, io non piango. Se un uomo si ammazza, non piango per un soldato che muore, all'onore, ma io non piango neanche per un genitore, e ti capisco, bimba mia. Coinvolge. Bravo, bravo. Io dico che ho già preso. Posso? Fagli gli auguri. Auguri. 50. Gli faccio gli auguri. A chi? Alla biblioteca. Auguri. Faccio gli auguri alla biblioteca. Faccio gli auguri alla biblioteca. Sì, faccio tanti auguri alla biblioteca, sì. Perché è la nostra biblioteca di Baggio, auguri alla biblioteca. Avete fatto un lavoro, un capolavoro, anzi, di più. Avete fatto una cosa meravigliosa, che oltre ogni cosa non ho parole, guarda, auguri a Baggio e alla biblioteca di Baggio.